della Roma femminile, Giorgia De Vecchis e Antonietta Castiello. Siamo scaramantici. Fatemi fare un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Roma Capitale, visto che la mattina conduco lì la trasmissione. So che in tanti questa mattina mi hanno scritto che sarebbero passati qui, quindi se ce n'è qualcuno li saluto, gli do appuntamento domani alle 10, come al solito a Radio Roma Capitale. Eccoli là che li salutiamo. Noi ci siamo incontrati anche alle percuse, ma quanta voce ci fa perdere questa squadra? Ieri ci ha fatto perdere molto più che la voce, perché i coronari ieri erano abbastanza agitate, però questa è la Roma, noi l'abbiamo per questo, perché andiamo allo stadio anche quando ti stai per addormentare, all'improvviso ti arriva la sveglia, una partita che avevi in tasca, rischi di perderla. È nel nostro DNA soffrire un pochino. Sì, io però vorrei cambiare sto DNA, ragazzi, o vogliamo dire che siamo stanchi di soffrire? Vogliamo vincere bene. Vogliamo vincere facile. Ci sente Pallotta? Pallotta, facce vince bene, compra sto difensore a gennaio, sto terzino, perché non se ne può più, Pallotta, sono 140 giorni che non si vede a Roma, quindi mi fate strillare di più. A proposito di Pallotta, posso? Mi fate dire una cosa qui, che è veramente una tristezza che noi giochiamo domenica questo derby con lo stadio di fatto a porte chiuse. Io sto con i tifosi che protestano in modo civile, perché la vicenda di quello che sta accadendo in Curva Sud è una cosa a mio avviso inspiegabile razionalmente. Voglio dire che i tifosi devono essere trattati da cittadini come tutti gli altri. Basta contrattare i tifosi delle curve come se fossero cittadini di serie B. E quindi fatemi fare mandiamo un applauso ai tifosi delle curve che in modo civile stanno conducendo questa battaglia. Io sto dalla parte loro. Quindi Paolo Cento, premio Curva Sud, ragazze. Io non merito, perché la Curva Sud è una cosa troppo grande per avere un premio intitolato così. Quest'anno dobbiamo essere promossi. Assolutamente, è l'obiettivo stagionale, è la promozione. Come stai? È venuta con le stampelle? Quante sei fatta? Ho fatto la caviglia, ma da sola. Mi raccomando, mettete mano l'asse dentro al frigorifero, perché se si fa male lui al derby gioco io, quindi salvaguardiamo, è l'unico giocatore in difesa che abbiamo. Quindi Greta e Sofia, la targa alla Roma Calcio Femminile, che a loro volta la dà all'onorevole Paolo Cento. Quale onore, delle tante cose, queste sono le cose più belle, grazie davvero, perché è veramente un grande onore avere questi titoli da tifoso della Roma, per lo vero, che non vale alcuna autorità. Grazie Paolo, e ti lasciamo andare. Grazie a voi, andare. Buon proseguimento di serata. Ci vediamo sugli spalti. Ci vediamo sugli spalti come sempre. Ciao a tutti! Grazie a Maria Quintanelli per la collaborazione.